la giunta presente, al consiglio comunale, l'assessore Braverini, a tutti i rappresentanti degli enti. Io non avevo previsto di intervenire, ma siccome, caro sindaco, te perdi sempre l'occasione per star zitto, allora mi costringi a farlo. Io, presidente ex, sii gentile. Io ho ascoltato dalle 8:30 tutti gli interventi con grande piacere, però sii gentile, io dico quello che ritengo di dire, me ne assumo sempre le responsabilità, sempre, e non mi nascondo mai. Ok? Nel 2003 abbiamo deciso di acquistare le miniere Edem e che le avessimo acquistate o che non le avessimo acquistate, il problema emerso dai tecnici dell'Università di Pisa sarebbe comunque emerso. E le abbiamo acquistate all'unanimità del Consiglio Comunale, con il consenso di tutti e con la richiesta della gente di Val di Castello, che era reduce da un fallimento di Edem, che non solo aveva la problematica delle bonifiche, eccetera, aveva la problematica anche della sicurezza oggettiva, fisica, dei ragazzi, delle persone, della gente che transitava in quei luoghi. Quindi, siccome mi vuoi trascinare su questo discorso e mi parli del 2000, caro sindaco, io non ho problemi a misurarmi con te su questo e su altro, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Quindi non fare il furbo con me e non fare il furbo con la gente di Pietrasanta, perché noi ti abbiamo e ti conosciamo benissimo. Facciamo silenzio e ricordo. Questa è la premessa importante. Questa è la premessa importante. Altra cosa importantissima, se vuoi ti do il numero del protocollo, ma te lo cerchi, te lo cerchi, te lo cerchi, te lo cerchi, te lo cerchi. Te lo cerchi. La mia amministrazione, 8 mesi dopo l'acquisto delle miniere, ha presentato, visto che si dice che non c'è, c'è, eccolo qua, ha presentato, scusate signori, scusate signori, non si fa, guarda, io faccio l'imprenditore, io faccio l'imprenditore, io faccio l'imprenditore, io faccio l'imprenditore, non me ne frega niente la campagna elettorale, ma proprio niente. Non me ne frega assolutamente niente. Io ero qui venuto stasera per una questione per quanto riguarda le imprese del turismo, il territorio di Pietrasanta, la ristorazione, la salute dei cittadini e parlare del futuro di una Pietrasanta che è vista nel mondo oggi come Pietrasanta città del veleno. E su questo avrei chiesto un intervento anche dal punto di vista mediatico all'amministrazione, perché credo che dopo un intervento importante dal punto di vista sanitario, dal punto di vista di verifica del territorio, che oggi c'è e mi sembra importante, credevo che fosse importante anche puntualizzare questo aspetto dell'aspetto mediatico, perché, cari signori, di taglio purtroppo si può morire, ovviamente, ma se noi arriviamo a ridosso della stagione estiva con questa problematica lampante, dopo si muore anche di fame, è chiaro? Bene, ok, quindi questo aspetto secondo me. Facciamo silenzio, Io facciamolo devo essere un terminare. extraterrestre, quando parlano gli altri li ascolto, io veramente non lo so. Allora, credevo che fosse importante, ma siccome oltre a questo, e quindi l'ho già detto e spero che venga raccolta questa cosa, si tenta, come sempre, io sono 5 anni, quasi 5 anni di questa amministrazione, e sono 5 anni che la colpa è sempre mia, di qualsiasi cosa si verifica. Io spero non aver attaccato il raffreddore a qualcuno stasera, perché ho un po' di raffreddore. Allora, non vorrei aver danneggiato qualcuno. La colpa è sempre mia. Bene, è mia. E io dalle responsabilità non fuggo mai. E quindi le scelte che abbiamo fatto le condivido, le ho condivise e le rifarei altre 100 volte. Volevo dirvi, per interesse dei cittadini che stanno a Val di Castello, e lo dico anche all'assessore Bramerini, che quando la nostra amministrazione, con l'intervento importante di tutti gli uffici che hanno contribuito a questo, ha presentato un progetto di bonifica e risanamento del sito, ed è qui, per 1.844.000 euro, questo progetto presentato sul PISL, sul piano di intervento e sviluppo locale della regione, è stato bocciato.
sono state finanziate, e qui c'è la relazione tecnica non fatta da me che facevo il politico, ma fatta dai funzionari dell'ente che hanno fatto una valutazione oggettiva, sono state finanziate la ristrutturazione di un bed and breakfast a Pieve Fosciana nel 2005 da parte della Regione Toscana, sono state finanziate alcuni interventi dal punto di vista dello sviluppo locale come le sagre della Mondina e del Bombolone, è scritto qui, non l'ho scritto io che facevo il politico e quindi politico notoriamente bugiardo e quando si abbassa a carezzare i bambini gli frega le caramelle, no? Questo è chi fa politica notoriamente nella mente della gente, non è così, l'hanno scritto i tecnici. Allora, questi sono i fatti, perché quando si chiacchiera tanto e non si ha nemmeno la voglia di soffermarsi a leggere un attimo le cose, poi si fanno gli errori. Allora, qui credo che non sia interessante per voi oggi sapere come mai nel 2001, nel 2002, nel 2003 abbiamo comprato le miniere, come se non l'avessimo comprate, su un fallimento sarebbe stata meglio la situazione, l'abbiamo già detto. No, il problema oggi, e mi pare che venga affrontato bene dal punto di vista sanitario, eccetera, ed è quindi affrontato con serietà, è quello che queste cose non risuccedano. Allora, per non risuccedere, amici miei, serve che la politica, perché è quella che regola, vi piaccia, ci piaccia o no, è quella che regola il corso degli eventi, e la politica faccia le cose, si assuma le responsabilità, argomento a te sconosciuto, e